Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Android Link 91 in questo nuovo episodio di Yokai Watch 3. Bene Kuj, oggi faremo una quest un pochino diversa dal solito, che sarebbe la quest di questo yokai che sta qui dentro. Maltango è una quest che si può attivare solo di notte e solo mettendo appunto Padezoma, di giorno o di notte non importa, qui al punto yokai. Lui farà aprire il circo anche di notte permettendoci di accedere a questa quest qui. Non è una quest importante, però comunque sia, se volete ottenere uno yokai in più, anche se credo che alla fine della quest ce ne sia un altro, ma non ne sono sicuro. Intanto, per ottenere Maltango basta andare qui e parlare appunto con lui di notte. Adesso spiro più deprimente che abbia mai sentito. Che succede? Già, che succede, amico? Te lo metto io amico perché Bugs Bunny reference. Oh, visitatore, benvenuto al circo yokai. Circo yokai? Oh, sembra interessante. Oh, lo era il mio orgoglio e la mia gioia. Era? Che è successo, amico? Già, gestivo il circo notturno yokai. Era fantastico, ma non esiste più. I miei sei artisti migliori se ne sono andati e non ho idea di dove siano. Capisco. Ora sono rimasto da solo, dovrei farmene una ragione, ma mi piacerebbe riunire la vecchia cricca, anche solo per un'ultima volta. Maltango sta cercando di riunire i sei componenti del circo yokai che gestiva per un ultimo spettacolo insieme. L'ultimo spettacolo del circo yokai. Ti aiuteremo noi. Come? Ti daremo una mano a trovarli. Questo è lo spirito giusto. Davvero? Sì. Beh, mi piacerebbe vedere il tuo circo yokai. Andiamo! Grazie, grazie infinite! Non so se accetteranno di tornare o meno, ma mi piacerebbe almeno trovarli e chiederglielo, grazie! Maltango! E intanto abbiamo fatto amicizia con Maltango. Vediamo i suoi soprannomi. Maladino, Sfortuno, Maladance, Fedele. Donne, se volete un uomo fedele, lui ce l'ha anche di nome Fedele. Meglio di questo, non so cosa possiate volere, però insomma. È più probabile trovarli in giro per la città di notte poiché di giorno dormono. Ok, andiamo a cercarli. Andiamo. Mi sono scritto dove trovarli perché l'ho voluta fare prima io, no? Per conto mio. E vedere appunto dove fossero questi yokai. La navigazione ho provato a metterla ma non funziona. E quindi ho dovuto perdere un'ora, davvero, ci ho perso un'ora per trovarli tutti. Voi direte, ma Android Link, è una cosa stupida trovarli, io ci ho messo 5 minuti. Bravi, se l'avete già fatto e ci avete messo 5 minuti, buon per voi. Io sono stupido e ci ho messo più tempo, no? Primo punto da trovare dovrebbe essere qua, se non sbaglio. Sì. E dovrebbe essere Esagera Serpe. Vieni qui. No, il primo è Mimalletta, vabbè, insomma, tanto uno vale l'altro. Mimalletta, che ci fai qui? Ah, capo, sei tu. Anche lui faceva parte del circo notturno, Maltango? Sì, era il nostro fantastico Mimo. Sottolinea era. Avanti, sono sicuro che sei ancora in gamba. Voglio rimettere insieme il circo. Sarebbe fantastico se tornassi. Cosa, di nuovo? Mi spiace, non ho più tempo per il circo, voglio diventare una star del cinema. Per favore, torna un'ultima volta. Ti aspetterò al circo. Mi dispiace, capo. Uno yokai deve seguire i propri sogni. Ah, non sta andando molto bene. Per niente. Mimalletta, sei proprio sicuro che non possiamo far nulla per convincerti? Beh, vorrei diventare una star del cinema, ma non ho ancora avuto una parte. Però passo molto tempo a guardare film, il che è impegnativo, sapete? In effetti è vero, io una volta ho guardato tre film di fila e alla fine volevo solo cavarmi gli occhi. Ma allora perché non ricominci dal circo? Poi si vedrà. Capo, hai un'aria così depressa che non mi voglia proprio a tornare. Che intendi? Quanto piange questo qui però. Sono risposte del genere che mi fanno capire che non sei cambiato. Avanti Andrea, so proprio che non voglio tornare. Ci abbiamo provato, non c'è molto altro che possiamo fare. Già, suppongo di no. Quindi ora andiamo a fare Esagera Serpe, che dovrebbe trovarsi... No, dovrebbe. Si trova alla scuola, perché ho visto che comunque sia i punti di spawn sono gli stessi. Stanno lì fermi e aspettano che tu li vada a prendere per il collo. È strano però che comunque sia ci siano solo quando tu attivi la quest, ma non...
le altre notti. Perché comunque sia, il gioco dice che di notte vanno in giro per conto loro. Però in realtà tu li puoi trovare solo quando attivi la quest, quindi no. Magari tu, se tu ci andassi da solo e ci parli, magari ti dicono chi sei, non mi interessa parlare con te o cose così. Invece vedendo il capo magari c'è un altro dialogo. Però no, il gioco non funziona così. Esagera serpe, che ci fai? Che ci fai? Con cosa? Qui ci fai? Qui casomai? Qualcuno mi ha chiamato? Aspetta, sei tu capo? Esagera serpe era uno degli artisti del circo notturno? Sì, è un fantastico ballerino di tip tap. Quindi cosa vi porta qui? Ho deciso di rimettere in piedi il circo notturno con la vecchia cricca. Ti andrebbe ritornare? No, non ho intenzione di tornare al circo mai più. Mi esibisco da solo. I miei passi di danza infuocano gli Stati Uniti. È fantastico! Ma non torneresti almeno per un'ultima esibizione? Mi stai ascoltando, ho detto di no. Beh, è stato un successone. Come mai hai deciso di abbandonare il circo? La mia vera passione è sempre stata la danza. Ma per quanto mi eserciti, non sembro mai migliorare. Capisco. Esagera serpe. Non sembra proprio che voglia tornare. Cosa c'è ancora? Sto cercando di esercitarmi. Nulla. Spero proprio che verrà. Io ti aspetterò. Beh, se il mio capo, per dire, mi venisse a supplicare, piangendo, con queste lacrime, a tornare a lavorare, direi no, mi fai pena. Sono un cinico bastardo, probabilmente sì. Ah, lasciamolo stare, andiamo. Ok, lì il custode che passeggia con quelle braccia faranno 30 kg l'uno, quei prosciuttoni, ma il fatto è che sono muscoli, non ciccia. E questo è il bello. Il prossimo, sì, potrei andare direttamente al ranch. Lì c'è uno yokai wanted che già so chi è, l'ho già preso prima, però siccome non ho salvato per fare la quest, insomma. E beh, dobbiamo andare al ranch, alla prateria. Quindi armiamoci di pazienza e giriamo tutti quanti gli Stati Uniti. Magari, ragazzi, davvero, ci ho messo un sacco di tempo a trovarli. Quindi vorrei proprio portarla questa quest sul canale, anche se non è proprio una quest importante o difficile, però insomma, mi piaceva portarla. Ah, c'è la signora del fungo lì. Vabbè, sì, non è che mi interessa in modo particolare. Pallon gonfio, che ci fai qui? Capo, che ci fai tu qui? Anche lui faceva parte del circo notturno, ma il tango? Ah, il fantastico yokai fluttuante, il pubblico lo adorava. Ovvio, non c'è bisogno di gonfiare il mio ego ulteriormente, che cosa vuoi? Ho deciso di rimettere in piedi il circo notturno con la vecchia cricca, ti andrebbe ritornare? No. Perché no? Sì. Potrebbe almeno spiegarti il motivo. Oh, va bene, non ti costringo se non vuoi. Sei cambiato, capo. Un tempo ero un tipo entusiasta, ma ora... Se non hai tempo da perdere, figuriamoci io. Me ne tiro fuori. Per favore, non mi daresti un'altra possibilità? Ti aspetterò al circo. Spero davvero di vederti là. Da quando ho lasciato, me ne vado in giro per i cieli libero e spensierato. Okay. Va bene. Lo avrete quell'aereo? Non sarò mai tanto veloce e libero. Beh, aereo e mongolfiere non sono esattamente la stessa cosa? È proprio questo che mi dà fastidio. Mi dà prima sapere che non sarò mai altrettanto veloce. Ed è per questo che non torni al circo? Beh, non è l'unica ragione. Non voglio tornare al circo notturno se il capo sta vivendo un tale periodaccio. Non mi daresti un'altra possibilità? No, questo è quanto. Ora fuori dai piedi. Non penso che gli faremo cambiare idea, Andrea. Ci abbiamo provato, non c'è molto altro che possiamo fare. Hai davvero ragione, Whisper. Ora facciamo un attimo un po' di teletrasportino e andiamo a residenza la nocciola. Qui c'è uno yokai abbastanza interessante. Anche se credo che sarebbe più interessante esplorare la villa in tutto il suo splendore. Il giardino, più che la villa, il giardino stesso. Ad ogni modo, Festing Cas è qui. Pensavo che sarebbe stato divertente, ma che noia! Festing Cas, che ci fai qui? Oh, sei tu capo? Che ci fai tu qui? Anche lui faceva parte del circo notturno, ma il tango? È un giocoliere fantastico, riscuote molto successo tra la folla. Ho deciso di rimettere in piedi il circo notturno con la vecchia cricca. Ti andrebbe ritornare? Sarà ancora più grande di prima? Era così divertente quando la tenda era piena di gente, ma... Ormai sento che la festa è finita, se capite che intendo.
Perciò ora partecipo alle feste in casa, è così divertente! Allora perché sembri così afflitto? Beh, è solo perché sono stanco di aspettare la prossima festa. Non so se parteciperò stavolta, sembra troppo di classe. Ma non darebbe fastidio anche a voi aspettare fuori a freddo? Beh, l'offerta è sempre valida, ti aspetterò alla tenda da circo. Ah, sei peggio di venire porta a porta. Mi dispiace, è solo che mi manchi molto e ti rivorrei al circo. Oh, lasciamolo stare, andiamo. Ok. Bene, adesso, prima di fare l'ultimo, che ovviamente so dov'è, andiamo a Porto Noce, perché non pensavo si potessero trovare anche in luoghi tipo case o deserti, e quindi non ci ho guardato per niente. Poi ho detto, vabbè, facciamo un po' una prova, e l'unico yokai che si trova appunto in un posto non convenzionale è proprio questo qui. Vallo un po' a capire che sta qui. Uno non ci pensa. Trovalo in giro per l'America di notte, ma non in posti dove effettivamente non puoi né salvare né usare il teletrasporto. È questo che è strano, capito? Però, comunque sia, Lopod, che ci fai qui? Capo? Anche lui faceva parte del circo notturno, ma il tango? È un giocoliere fantastico, riscuote molto successo tra la folla. Ma ora non mi resta che il guscio. Quindi cosa volete da me? Non ho più niente da dare. Ho deciso di rimettere in piedi il circo notturno con la vecchia cricca, che andrebbe ritornare. Non mi fai nulla. Ho deciso di vivere la mia vita libera come il vento e girovagare. Voglio immergermi nella natura per trovare davvero me stesso. Gli yokai si comportano in modo strano quando non hanno nulla da perdere. Potrebbe essere divertente, chissà. Oh, Andrea! Aspetta. Spero che vorrei venire un'ultima volta. Ti aspetterò al circo. Capo, fra tutti proprio tu dovresti sapere che non ho nulla da perdere. E quando non si ha nulla da perdere, non si teme nulla. Potresti imparare qualcosa da questa filosofia, non credi? Lascia stare il circo. Perditi nella natura e ritrova te stesso. Ma non posso, il circo è tutto per me. Per favore, torna. Oh, lasciamolo stare, andiamo. Ok. Mi dispiace molto, Maltango. Sì, quindi infatti non posso né salvare né usare il teletrasporto. In questi bug così, in teoria, uno dice, vabbè, non ci sono perché è un luogo inusuale. E invece c'era. L'ultimo posto, andiamo a Madanakardi Orientale, alla chiesa, perché è appunto più vicino dove trovare l'altro yokai. Bene, usciamo da qui ed è proprio nel cimitero. E c'è una piccola radura del cimitero che non pensavo ci fosse. Oh mio Dio, ho corso così tanto? Ed è proprio qui. Però c'è anche un oggetto, uno strumentit, che è biglietto musicale per due. Vabbè, le canzoni veramente le ho già scoperte tutte, quelle che c'era da scoprire. Ad ogni modo, è Teschio Baleno! Che ci fai qui? Mi avete chiamato? Guarda, guarda chi si vede, capo! Anche lui faceva parte del circo notturno, Maltango? Sì, Teschio Baleno illuminava la tenda con i colori dell'arcobaleno. Cosa posso fare per te, capo? Ho deciso di rimettere in piedi il circo notturno con la vecchia cricca. Ti andrebbe ritornare? Temo che sia impossibile. Ma perché? Voglio una vita semplice e noiosa, lontana dalle luci della ribalta. Perciò i tempi in cui illuminavo il circo sono finiti. Non torneresti almeno un'ultima volta? Ti aspetterò al circo. Spero davvero di vederti là. È fuori questione. Mi dispiace, capo. Quando uno yokai volta pagina è proprio difficile farlo tornare indietro. Ehi, Teschio Baleno, perché vuoi abbandonare il circo per una vita noiosa? Cioè, sembri proprio il tipo di yokai destinato a essere l'anima della festa. Non hai torto, nessuno sa fare festa come me. Puoi dirla forte. È proprio per questo che voglio una vita semplice e noiosa, per cambiare un po'. Beh, non mi sembri poi così emozionato. Perché questa vita è così noiosa? Non ho nessuno con cui parlare, è tutto così noioso. Non è come me lo immaginavo. Allora perché non torni al circo? L'ora viveresti. Avanti, dai, sarebbe come vecchi tempi. Non posso appartenere al passato. In che senso? Lasciatemi in pace ora, state rovinando la mia pace e la mia tranquillità. Beh, se dovessi cambiare idea ti aspetto al circo. Oh, lasciamolo stare, andiamo. Che peccato. Abbiamo chiesto a tutti. Non abbiamo idea se si presenterà qualcuno. Verranno, ho fiducia in loro. Devo tornare a tendone da circo e prepararlo per il loro ritorno. Certo, ma le non fa, credo. E allora a questo punto andiamo al circo. Boh, speriamo per lui che tornino alcuni. A quanto pare no.
Oh cielo, sembra proprio che non verrà nessuno. Già. Ma c'è ancora tempo, non possiamo saperlo. Va bene, aspettiamo ancora un pochino. Sai, non penso proprio che verranno, è da un bel po' che aspettiamo ormai. Hanno detto tutti che il circo non è più come un tempo. Che cosa intendevano? Tanto per cominciare, il circo notturno era una realtà molto piccola. Davvero? Non eravamo un circo di professionisti, ma facevamo tutti del nostro meglio. Bei tempi. Il nostro pubblico continuava a crescere e tutti erano felici. Capisco. Col pubblico in aumento, gli artisti hanno iniziato a prendere le cose sul serio. Io ero sempre così impegnato che non avevo tempo di parlare con loro. E prima che me ne accorgessi, sono rimasto solo io. Capisco. E ora è troppo tardi. Il circo notturno appartiene al passato. Di cosa stai blaterando? Eccone uno! La festa è appena cominciata! Non mi fai nulla! Sono tornato! Dopotutto non ho nulla da perdere. È sempre meglio esibirmi che stare senza far nulla. Vai su! Cos'è questa tristezza? È proprio quella a rovinarti sempre, lo sai? Yahoo! È proprio come ai vecchi tempi! Se non fossi venuto mi avrei rovinato la festa! Siete venuti? Wow, non me l'aspettavo! Se penso che siete tornati tutti quanti, io? Grazie, grazie infinite! Non sono mai stato tanto felice in vita mia! Wow, eccolo che cambia! Ehi, guardalo lì che mosse! Ehi, che succede, Maltango? Ti sei trasformato in un altro yokai? Maltango? Ah, mio vecchio nome, ora mi chiamo Sbaglio! Capo? Sei tornato alla normalità? Eh certo, guardalo! Vi chiedo scusa a tutti quanti! Non so come o quando, ma in qualche modo ho perso il mio sballo interiore! Capisco! Mi ero dimenticato dell'aspetto più importante dell'essere capo circo! Per far divertire il pubblico devi prima essere felice tu! E vai, il nostro capo circo è tornato! Ok, si comincia, anche se c'è solo una persona nel pubblico! Che il circo yokai abbia inizio! Yeah! Uno spettacolo tutto per me. La presenza senza parole non è uguale. Finisce così? Dai, ci stavo a prendere gusto. Ehi Andrea, cosa ne pensi della nostra esibizione? Siete stati fantastici. Davvero? Davvero, eravate tutti stupendi nell'arena. Oserei dire che il circo dei miracoli potrebbe avere un rivale. E vai, te l'avevamo detto. Già, dopo tutto noi siamo l'unico e vero circo yokai. Infatti sì, vero, sono l'unico infatti loro. Grazie, davvero. Ora posso andare in pensione senza rimpianti. Mi sono molto divertito con voi ragazzi. Anche se è stata l'ultima volta. Oh, giusto, questa è l'ultima volta, vero? Che peccato. Ma di che parli? Già non puoi finire così. Cosa? Volete dire che volete tutti tornare? Non mi fai nulla. Ho capito che questo è l'unico posto in cui mi sento realizzato. Ora che tutto è tornato alla normalità, sono felice di tornare. Ragazzi. Sono felice per te, Sbaglio. È tutto merito tuo, Andrea. Ora possiamo continuare a rendere il mondo un posto divertente, grazie mille. Ecco, tieni. Sbaglio! Quindi, Maltango e Sbaglio. Vuoi rinominare Sbaglio? A sto punto, vediamo. Swing, Sabatino, Giulio, Fortunio. Tutto il contrario di quelli di prima. Guardalo. Fever Night Fever. Tutto questo è meraviglioso, vero Andrea? Sì! Vero! Quindi due yokai nuovi. Insomma, sono due yokai che non si possono prendere andando in giro cercandoli, ma facendo questa missione. Quindi, insomma, fatela. Comunque sia, ragazzi, io sto facendo quasi tutte quante le missioni per cercare di completare il gioco il più possibile. Quindi, comunque sia, vedrete missioni interessanti e missioni un po' meno interessanti. Però, comunque sia,
Anche queste non è che sono da buttare, eh. E quindi nulla, finisce così la missione, non posso vedere altre esibizioni, ma... Va bene così, no? Direi di sì, dai. Abbiamo trovato i suoi amichetti in giro per tutta quanta l'America. E ora possono tornare a esibirsi per tutti quanti gli yokai. Bene Cucci, questo video termina qui ed io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente in descrizione che trovate il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!